Buonasera a tutti, ben arrivati alla pagina di Città e Tempo in collaborazione col mio progetto Virtual Art Workshop Social Group, rubrica dedicata agli artisti sia dello spettacolo sia pittorici. Oggi avremo con noi un bravissimo mago, un prestigiatore, Sergio Priante, detto anche Mago Marvin. Mandiamo subito la sua presentazione. Ben arrivato Sergio. Ciao Fabiana, buonasera, saluto tutti coloro i quali sono collegati. Mi scuso, un po' di afonia. Niente, non ti Infatti. preoccupare. È il periodo, con questi condizionatori ci roviniamo la gola. Certo. Siamo molto contenti e onorati di averti nella nostra pagina e oggi ci racconterai la tua storia e siamo tutti molto curiosi di sapere da dove è iniziata la tua passione di mago e di prestigiatore. Va bene. Raccontaci pure. Allora, settembre prossimo saranno 44 anni di attività professionali, quindi un bel percorso artistico, iniziato appunto nel 77, professionalmente parlando. Prima lo facevo in maniera più amatoriale da ragazzino. La passione nasce fine anni 60, quindi 69-70, ricordo grosso modo c'era Scala Reale, una trasmissione televisiva condotta da De Filippo, Peppino De Filippo, Pappagone, e la sigla televisiva la conduceva e la presentava il mago Silvan con degli effetti particolari. Io rimasi affascinato da questa eleganza insolita, vicina a quell'illusione, a quel mondo fantastico che avvicina l'irrealtà alla possibile realtà, e iniziai a incuriosirmi. E quindi da Poi, questo momento in poi è iniziata la tua passione, giusto? sì, allora consideriamo il momento storico, parliamo di tantissimi anni fa. Le ricerche erano cartacee, non c'era assolutamente il web che adesso tutto in un nanosecondo riesci ad avere sotto mano. Quindi i primi approcci conoscitivi, crescendo man mano, perché poi troppo piccolino, man mano crescendo ho dovuto avvicinare alcuni personaggi prestigiatori locali per poter entrare nelle loro grazie, nelle loro confidenze, per poter far capire che ero interessato a questo tipo di passione, perché all'epoca era pura passione, era un hobby. Poi man mano mi hanno iniziato a dare i primi così rudimentali, le prime rudimentali tecniche, e visto che ero abbastanza capace di poter apprendere e dimostrare quello che poi riuscivo a fare, ho iniziato ad approfondire comprando libri, riviste, seguendo degli altri prestigiatori soltanto per osservare gli spettacoli, perché all'epoca era Quindi complicato, insomma. dietro lo studio della magia c'è una scuola proprio, non è solo una questione Assolutamente, di astuti, assolutamente sì. mani, ecco. Poi, certo, poi ho seguito dei corsi, vari corsi formativi, workshop con personaggi internazionali, mi sono formato a grandi linee. Poi la vera formazione la ottieni sicuramente sul campo di battaglia, quando inizi a essere visto durante, che ne so, le cene tra gli amici, oppure inizi a fare piccoli passi, piccole apparizioni così estemporanee, qualcuno ti nota, io fui notato ed eccomi qua. Ecco, quindi so anche che tu hai fatto un esordio grandioso alla Rai, quindi se ci racconti Sì. anche questo esordio, quindi tu sei passato da Allora, una devi gavetta sapere, alla Rai, quindi un percorso sì, veramente notevole. fu una cosa molto particolare. Io ho esordito professionalmente, ti dicevo, nel 77, in una festa molto, molto impegnativa che si svolgeva a Napoli, la festa della Madonna del Carmine, dove gli artisti erano quelli di calibro internazionale, ma italiani. Passavano Claudio Villa, Eva Zanicchi, tantissimi personaggi a quell'epoca notissimi. E
io firmai il mio primo contratto con questo impresario e mi fece esordire in Piazza del Carmine. Mi dissero: guarda, che tu uscirai dopo Albano e Romina, ci sarà, ricordo così, Vazzanicchi, poi esci te, poi ci sarà Rita Pavone e chiuderà Mario Merola. E io dissi: Wow. giovanissimo, sia una bella responsabilità. Fortunatamente, forse l'incoscienza del momento, della giovane età, inconsapevole di trovarsi di fronte a una marea di gente, andò bene, fu un bel esordio. Il giorno dopo fui contattato dal direttore della RAI di Napoli, che cercavano un talentuoso doppiatore per degli sceneggiati, per una trilogia di Simenon. Io ho fatto il primo e il secondo sceneggiato, all'epoca erano sceneggiati, adesso sono soppopera, sceneggiato Rai, doppiando, prestando le mie mani e tutta la mia arte. Nella prima parte ho condotto tutto quanto lo sceneggiato Antoine e Jolie, doppiando Renato De Carmine. Poi feci il Bellamy con piccoli doppiaggi con Corrado Pani. Ok, c'è una frase che mi ha colpito veramente tanto. È praticamente dedicata a due persone in particolare, che solo i grandi sanno essere così generosi. Questa è una frase che a me ha colpito veramente tantissimo, che è Sì. dedicata a due persone per te molto importanti. Raccontaci questo percorso. Allora, i grandi, innanzitutto io parlo di grandi artisti, perché ho imparato, il mestiere si ruba, nessuno te lo insegna, parliamoci francamente, devi essere sempre attento a osservare. Io non mi sono per fortuna mai relegato soltanto all'arte, all'illusione e alla prestigiazione. Ho sempre amato e mi sono sempre affascinato di fronte all'arte a 360 gradi. Quando ho avuto l'occasione di poter così condividere il palco con grossi personaggi, che ne so, da Renato Corasone a Franco Califano, Umberto Bindi, Mia Martini e quant'altro, che poi ci ho lavorato per diverso tempo, ho sempre cercato di vedere in questi grossi personaggi quali fossero le sfumature che rendevano grande l'artista. E ti dirò che più ho incontrato artisti di spessore, ma di altissimo spessore, e più ho visto la loro pacatezza, la loro umiltà, il loro piacere di poter condividere con gli altri i propri stati d'animo. Non li ho mai visti boriosi, saccenti, spocchiosi, cosa invece che mi è capitato nel corso della carriera di vedere con personaggi comete, che hanno avuto quei 2, 3, 4 anni di bella carriera, però poi sono caduti nel dimenticatoio perché, sai, tutti pieni di sé, molto, molto spocchiosi. E io ho sempre cercato di avere un profilo basso, perché in effetti noi siamo quello che siamo grazie al pubblico. Ora, se il pubblico riesce a portarmi avanti, a supportarmi, perché devo assumere questo atteggiamento distaccato, di superiorità? Ma di che? Il vero superiore è il pubblico, quello che determina la tua presenza in campo. Il pubblico è sovrano, sempre. Assolutamente sì. Poi devo dire due personaggi. Devo molto a due persone che mi hanno dato la possibilità di poter entrare nel mondo televisivo. Parliamo sempre di quello importante regionale che all'epoca faceva concorrenza addirittura alla RAI. Io fui portato in una trasmissione di Napoli, si chiamava Così quasi per caso, condotta dai Fate Bene Fratelli, un duo comico partenopeo. Uno dei due fratelli è venuto a mancare da poco, Gigi Imperatrice, sarà sempre una persona che mi resta cara finché io avrò la lucidità mentale di ricordare le più belle persone che ho incontrato, e l'altro fratello Edoardo, i quali conducevano questa trasmissione che all'epoca dava fastidio addirittura a Domenica Inn, condotta da Pippo Baudo, con circa 2 milioni e mezzo di bacino di spettatori in Campania, che erano tantissimi. Io entrai lì in punta di piedi, portato dall'impresario. Casualmente facevo il nome e cognome, non c'è più, quello che è scomparso, Pino Moris, che per 30 anni ha fatto Napoli prima e dopo il Rai, fratello appunto dei fratelli, di Fate Bene Fratelli, mi gestiva lui, e i ragazzi, i Fate Bene Fratelli mi dissero: guarda, hai 3 minuti, giocateli bene.
Siamo in diretta. Va bene. Entrai, feci questi 3 minuti televisivi, non avevo grande confidenza con col mezzo televisivo, in verità. E andò bene. Avevamo il pubblico anche in studio. Durante la prima pausa pubblicitaria fui avvicinato da Gigi Edo, mi dissero: scusa, hai 2 minuti? Dissi: certo, che cosa hai da fare per le prossime 45 puntate? E mi vollero con loro per tutto il percorso televisivo. Ed è un sodalizio che continua ancora oggi, perché siamo sempre stati, io ho sempre partecipato a tutti i loro programmi televisivi, non solo televisivi, ma teatrali, le tournée, mi hanno sempre ritenuto uno di loro. Certo, hai trovato delle persone fantastiche ed è bello Sì. quando nella propria carriera si incontrano le persone giuste. Ma Volevo chiedere. scusami se ti interrompo, ma ancora più bello è quando chi ha ricevuto l'opportunità ne è riconoscente, Certo, perché soprattutto. la riconoscenza in questo ambiente è fuori moda. Certo. Ah sì, indubbiamente. Bisogna essere anche umili nella vita. Volevo chiederti, siccome so che tu oltre a lavorare appunto in uno spettacolo e con grandi VIP, lavori anche presso dei supermercati, quindi dei grossi supermercati come Carrefour, Auchan, Sì, e faccio curo gli fai degli eventi per eventi. queste. Sì. Sì, Ecco, facciamo questi grossi eventi un po' in giro per l'Italia. anche questo mi ha colpito molto. Una persona come te lavora in mezzo alla gente. E ho Certo. letto che cioè, ci sono due tipi di magie: c'è la magia da contatto, oppure la magia da scena. Ecco, mi spieghi la differenza, mi incuriosiva questo particolare tra Allora, questi due. la magia, sì, la magia da scena è quella che praticamente puoi fare sui grandi palcoscenici, oppure così come quando mi capita di fare le navi da crociera, porto in giro, non so, la donna sospesa, la donna tagliata, quegli effetti un poco più importanti, proprio per giustificare la distanza dal pubblico e quindi avere degli oggetti grandi che possano avere anche una loro valenza scenica. E qui entriamo nel campo dell'illusionismo. Invece la magia di contatto, paradossalmente, è quella che a me personalmente gratifica di più, perché è quella che puoi fare così, a strettissimo contatto. Viene considerata micromagia, magia di contatto nel senso che stai proprio a stretto contatto. Puoi chiedere in prestito degli oggetti, creare magie senza avere un bagaglio di personale appresso, fatto salvo un mazzo di carte, qualche fazzolettino, però giusto quello ci accompagna sempre. Perché così come per le donne il trucco nella pochette, rossetto, rimmel, eccetera, io personalmente porto sempre qualche mazzo di carte e qualche piccolo oggetto, giusto per avere un momento di prontezza. Quindi E sono questo quei momenti. diventa una scuola, quindi, come una scuola in mezzo alla gente. La gente impara. Sì, è una scuola. No, la gente non impara, Ah, la sono gente rimane stupefatta, curiosi. restano ancora più incuriositi perché. Vedere delle cose attraverso la televisione o attraverso oggi con i mezzi del web, molti dicono: vabbè, ma ci può essere un trucco televisivo, un trucco tecnico, ma quando succede a strettissimo contatto o in mano direttamente loro, e allora la musica cambia. Ho capito, dicevo scuola di magia perché appunto ho letto scuola di magia pensando che comunque tu facessi anche dei corsi quando ti Sì, io chiamano. Ah, faccio dei ok. corsi di magia, se adesso con il lockdown abbiamo sospeso tutte le attività, faccio dei corsi molto selettivi, faccio delle selezioni prima di accettare, chiaramente perché credo che il nostro lavoro debba essere anche fatto di responsabilità. Io non posso accettare nei miei corsi un ragazzo, una ragazza che probabilmente è incuriosito, però non ha fino in fondo la motivazione, motivato fino in fondo a voler intraprendere quella strada. I ragazzi adesso sono incuriositi, vanno su web, vedono un tutorial, 2 minuti lo riprendo e faccio il mago. No, è un'altra storia. È Certo. un'altra storia. È facile, oggi come oggi dico sempre ai miei allievi, addirittura con i mezzi e i supporti a disposizione, riuscire a raggiungere la notorietà è facilissimo. È una cosa che va bene, prendi 100.000, 200.000, 500.000 visualizzazioni e poi riesci a mantenere quello standard per un periodo abbastanza lungo?
Certo, questa è una bella Quello osservazione. E so che dal 2004 fai parte anche della compagnia San Nazaro di Napoli, sì, compagnia. teatrale, compagnia teatrale. Sì. Come l'avete passato questo periodo di lockdown, questo anno passato così un po', tra virgolette, strano? No, siamo stati fermi perché comunque si è bloccato tutto il palinsesto, tutta la programmazione, perché io sto nella stabile per quanto riguarda il Café Chantant, che è uno spettacolo di arte varia che riproduciamo rimodernandolo ogni anno. Quindi, ma il teatro in sé per sé, gli artisti soprattutto, noi siamo stati la categoria più bersagliata, i primi a essere bloccati e gli ultimi a riprendere le attività. Quella Certo, come... è la verità lampante e probabilmente, mi permetto dire, siamo stati anche meno supportati, non solo economicamente, ma anche moralmente. Giustamente. Perché onestamente io non ho ricevuto il becco di un quattrino come bonus. Però ti dico la verità, l'ho scritto in più volte, l'ho dichiarato in più volte senza voler apparire retorico. Se avessi dovuto accettare quei 400-200 euro mensili, li avrei devoluti sicuramente alle maestranze, quegli invisibili che rendono noi visibili, che vanno dai tecnici, agli attrezzisti, ai macchinisti, ai sarti, truccatori. C'è un mare di gente che lavora dietro ogni singolo artista, che non si riesce a rendere conto lo spettatore medio, perché noi siamo la punta dell'iceberg, ma sotto ci sta un mare di base che ti sorregge. Quella è Comprendo. la verità. Ti faccio l'ultimissima domanda e poi partiamo con le tue performance. Volevo chiederti di elencare tutti i tuoi riconoscimenti, dal primo all'ultimo, e soprattutto la tua carica da cavaliere, perché, insomma, spiegacela. Allora, andando a memoria ricorderò sicuramente, non li ricorderò tutti, fortunatamente. Allora, tra quelli più significativi, ho ricevuto riconoscimenti ufficiali dell'UNICEF per le mie performance a favore appunto dell'UNICEF. Ho ricevuto il premio Terra Mia, dedicato a Pino Daniele, il premio riconoscimento della Regione Campania quale migliore illusionista campano. Io sono considerato il più vecchio prestigiatore campano, napoletano soprattutto, di carriera parliamo, che avevo la fortuna di iniziare giovanissimo. Ho vinto il premio Chaberneau, che è un premio prestigioso per un festival della magia italiana. Riconoscimento ultimo, il premio illusionista dell'anno 2019, ma poi abbiamo ancora il premio Top Sorrento. Che altri premi ci stanno? Non li ricordo veramente tutti perché veramente ne sono tanti. Ho ricevuto Questa sono carica da cittadino, cavaliere ho che... avuto, no, ho avuto anche il riconoscimento come cittadinanza onoraria italo-greca perché ho lavorato molte volte in Grecia. E poi ho ricevuto questa onorificenza più che premio. Ho ricevuto questa onorificenza durante i miei impegni sociali per raccolta fondi e sì, mi hanno riconosciuto, mi hanno così dato questa onorificenza cavaliere ufficiale dell'Ordine San Giorgio in Carinzia, nonché croce d'argento al merito. Mi hanno riconosciuto persona degna di questo merito, di questa onorificenza. Complimenti, complimenti Grazie. vivissimi. Allora ci puoi mostrare qualche trucco di magia, qualche performance? Siamo curiosi e Con piacere, con lascio piacere. a te. Allora, Fai tutta la dimostrazione. devo dirti la verità, il premio più bello che mi porto sempre presso è il fatto che il pubblico mi permetta ancora di fare le mie magie dopo 44 anni. Questa è la cosa più bella che c'è. Quindi ringraziamo Ma il pubblico e ringraziamo coloro guarda, che ti dico la stanno verità, poi entriamo subito in qualche performance. Il pubblico è un qualcosa di eccezionale. Loro assistono alle mie performance, ai miei spettacoli, ma io l'ho sempre dichiarato, il vero spettacolo lo osservo io, perché quando vedi nello stupore della gente, le ovazioni, quell'aria di meraviglia, allora veramente io ho fatto centro,
portando un po' indietro e facendo regredire alla fanciullezza anche lo spettatore più grande. Ciò detto, non parliamo di me, altrimenti Certo. Grazie poi ci si mille, certo. annoia. Allora possiamo, togliamo gli occhiali così diamo anche quella nota un po' di mistero. Grazie agli occhiali ho uno sguardo balistico consumato così perché non riesco a vedere bene, così vado meglio. Allora diamo un po' di colore, dai, io inizio sempre con una, me la richiedono sempre, una cosa molto simpatica, la magia della seta con dei fazzolettini, semplicissimi fazzolettini. La cosa importante questa sera, così come questo pomeriggio, io sono a mezze maniche, non ho giacca, volutamente. E ho semplicemente gli strumenti delle mani per poter ingannare il pubblico. Prendiamo un fularino semplicemente, faccio una piccolissima fossetta nel centro della mano in questo modo, cerco di restare a favore di camera il più possibile, basta un piccolo movimento e possiamo addirittura provare a far apparire della seta in questo modo. Wow. Prendendo un altro fazzolettino, in questo caso uno giallo, lo vado a sistemare dentro. E lasciami passare un attimo di ruffianeria. Vorrei offrire questo ipotetico e magico fiore a tutte le signore che ci stanno osservando, ma lo faccio diventare sempre più piccino, riempiendo il fazzolettino fucsia con quello di colore giallo. Fatto questo, mi resta altro che fare un unico fagottino, così, sempre lentamente, e far vedere bene le mie mani, sempre vuote. E Wow, facciamo bello. sparire il fazzolettino. Potremmo farlo riapparire anche in un modo diverso. Guarda, un altro fazzolettino, in questo caso verde, sempre le mani vuote. Stessa operazione, e questa volta facciamo riapparire il mio fazzolettino in questo modo qui. Adesso l'idea per chiudere questa magia della seta è quella di utilizzare un sol fazzoletto, la vostra attenzione, e facendo questa piccola operazione, ma proprio piccola, così, vi invito a guardare bene le mani, così, basta un piccolo movimento. Che bello, E lo complimenti. faccio per farlo riapparire, grazie. Lo voglio far riapparire in maniera ancora più insolita, osservate bene, occhio. Mamma mia, bravissimo. Grazie. E questo è un modo come l'altro per poter rompere il ghiaccio durante la mia breve permanenza alla vostra cortese attenzione e spero sempre, come al solito, di rompere solo il ghiaccio. Poi, vuoi interagire un attimo con me? Certo, volentieri. Dai, guarda bene. Io ho un mazzo di carte. Ecco, un mazzo di carte di quelli classici da prestigiatore. Bene, 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 bene. Adesso io preparo una carta. Preparo una carta e la metterò da parte. Anzi, facciamo una cosa. Questa qui è una mia previsione, la metto qui. Abbasso leggermente la proiezione. Questa qui è la mia previsione. Come ti dicevo, un mazzo di carte normalissimo. Diamo una velocissima mischiata in questo modo. Adesso io scorro le carte. Fabiana, quando vuoi, mi dirai stop. Allo stop mi blocco e vedremo su quale carta ti sei fermata. Questa addirittura è diversa di colore affinché si possa Ok. vedere che è una previsione. Posso? Sì, Quando vuoi, dimmi dico stop. 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 Va bene qui? Sì. Abbiamo una carta, riesci a vederla? Perfetto, Sì, i 6 di quadri. la mettiamo qui vicino. Occhio, eh? Ti ricordi che ho fatto una previsione? Ho detto che avrei previsto quello che tu avresti scelto? Bene, osserva bene. Senza trucco e senza inganno. Eh? Giusto? Oh, scusa, è un 4. Un 4, sì, sono rimasta un Allora. attimo. Aspetta, l'importante è credere nella propria magia. Occhio, eh? Wow, bellissimo, complimenti.
Un mago non deve mai sbagliare, ma stupire. Bene, 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 bene. Adesso vorrei però presentarti un numero classico della magia, che viene sempre richiesto, perché è stato molte volte visto. E questo fa parte di un mio del mio doppiaggio che feci per Corrado Pani nel Bel Ami. Eccolo qui, vediamo se riesco a fermare questo. Okay. Un semplice mazzo di carte. Io ho selezionato in cima già quattro carte, portandomi avanti col lavoro. Sono quattro carte, semplici da ricordare, anche se qualcuno non dovesse conoscere tutte quante le carte da gioco francesi. Io ho selezionato 1, 2, 3 e 4 assi. 1, 2, 3 e 4 assi. Ora questi assi li metto in cima al pacchetto. Prendo il primo asso, lo metto giù. Il secondo asso al centro, il terzo asso verso l'estremità superiore del pacchetto, l'ultimo asso che è rimasto in cima. Per caso ricordi che asso è rimasto? Cuori, quadri, fiori, picche? Azzarda tanto. Cuori, forse era il Dimmi cuore. uno. Cuori? Cuori. No, era fiori. Cuori, Fiori. ok. Lo mettiamo qui sul tavolo. Ora il primo asso più o meno starà in questa zona del pacchetto, bassa. Facendo semplicemente scorrere le carte, io provo a far salire il primo asso. Wow. Quindi qua abbiamo quadri, qua abbiamo quello di fiori. Tu intanto preferivi quello di cuori, probabilmente quello che sta al centro. Vediamo un po'. Cuori, Sì, cuori. vediamo se riusciamo. No, questo è quello di picche. Ok. Allora facciamo un po' di magia in più. Abbiamo quadri, picche, fiori. Mancherebbe quello di cuori. Per accontentare la tua richiesta, cuori. Non erano Quindi il mago. abbiamo, assolutamente no. Qui abbiamo picche, manca quello che era di fiori, che chiaramente non può essere questo qui, non può essere questa qui, però fiori lo ritroviamo sul tavolo, mentre il 9 diventa asso Complimenti, di picche. veramente, complimenti. Semplice. Un applauso. Bene, grazie, grazie, grazie. Facci Poi, vedere ancora qualcosina, siamo quasi alla fine. sì, Un'altra con piccola. piacere. Ah, questo lo facciamo perché è nuovissima come idea. Mi è venuta proprio un'idea, ho detto proviamo. Proviamo, proviamo, proviamo. Abbiamo un mazzo di carte. Servono pochi elementi. Un mazzo di carte, sì. Poi prenderemo un fil di ferro, si riesce a vedere? Sì, si vede bene. Perfetto, lo metto qui, un accendino e la tua attenzione, mazzo di carte. Mischiamolo. Dai, dimmi stop quando vuoi. Stop. Va bene qui? O Sì, va bene lì. cambio? No, va bene lì. Vista? Sì, 7 di... Devo dirla? Sì, la puoi dire. 7 di cuori. Sette di cuori? Vediamo un po' se riusciamo a trasferire il sette di cuori. Guarda bene. Sette. Si riesce a vedere? Sì, abbastanza, sì. Ora Ah, guarda, al contrario. lo mettiamo così. Sette Di cuori. di cuori. Previsione andata. Poi, giusto per, ogni tanto anche a noi maghi danno le sfere antistress, le due sfere antistress, che poi le giri ti stressi di più. Io ho provato più volte, anche con le palline antistress, a fare, ecco, sto sistemando un po' sto filo, a fare una piccola operazione. Ne metto uno nella mano, uno nell'altra mano, però lo faccio lentamente. Io sono un mago che fa movimenti lenti. Una la metto qui, una la metto qui. Attenzione, eh? Basta un piccolo movimento e le facciamo passare.
Complimenti. Cioè, Grazie. non si è visto niente proprio. Complimenti. Poi, Grazie, grazie sempre. dai, ti faccio l'ultimo benaugurante per tutti. Eccolo qui. Si riesce a vedere bene? Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Basta fare piccole, pinzare lentamente. Oh, signor. E ci proponiamo qualche euro. È una bellissima magia di questi tempi, poi. Grazie. Quelli servono sempre. Grazie a te. Grazie Fabiana, è stato un piacere poter essere tuo ospite. Spero che prima o poi ritornerai a raccontarci qualcosa di nuovo, Quando qualche vuoi, certamente, con nuovo. piacere. Sei sempre il benvenuto. Salutiamo il pubblico. Un bacione a tutti quanti che ci Grazie. vedono sempre nelle dirette. Grazie a te. Mago Marvin, seguite Instagram, seguite Facebook. Ciao, Grazie. Ciao. buona serata. Buone ferie prossime, ciao.